servizio di cui stiamo parlando è un servizio in materia di contraffazione e di tutela del Made in Italy. Questa attività, noi attribuiamo a questa attività una particolare importanza, duplice particolare importanza. Da un lato, perché con questo sistema, con questa attività, intendiamo perseguire persone che procedono alla contraffazione e alla vendita di capi contraffatti che costituisce oggettivamente reato e quindi deve essere inevitabilmente perseguita a livello penale. Nello stesso tempo, questo tipo di attività è un'attività che ha come scopo quello di tutelare l'economia nazionale, perché sappiamo bene che l'imprenditore onesto, il commerciante onesto, cioè colui il quale paga le imposte, colui il quale paga regolarmente e non in nero i dipendenti, colui il quale per mantenere la propria azienda a livelli di efficienza e deve sostenere oneri alla fine della tutela della sicurezza sul lavoro, è chiaro che si viene a trovare in una situazione estremamente svantaggiata rispetto ad altri imprenditori che invece violano completamente queste norme e producono beni contraffatti tali che consentono loro di immettere questi prodotti in commercio a un prezzo nettamente inferiore rispetto al prezzo cui l'imprenditore corretto è costretto a immettere gli stessi beni. Per cui questo tipo di attività tutela gli imprenditori corretti, ma tutela anche i cittadini, perché l'imprenditore corretto, se è costretto ad affrontare situazioni di concorrenza sleale, alla fine sarà costretto a licenziare i propri dipendenti, i propri operai, i propri impiegati, i propri dirigenti, e questo crea un momento a tutta quanta l'economia nazionale. Detto questo, lascio la parola a